messa qui nel mio angolino un po' relax e c'è anche Daphne qui che sta facendo la nanna e mi tiene un po' di compagnia. Ah, nel frattempo, ragazzi, vedete anche parte delle decorazioni che avevo fatto, perché ieri è stato il 14 febbraio, era San Valentino, e quindi vedete anche parte delle decorazioni di San Valentino. E video chiacchiericcio, perché in questo video? Fate una cosa, ragazze, mettete pausa in questo momento che andiamo, andate a prendervi anche voi una tazza della vostra bevanda preferita, perché in questo video andremo ad affrontare una tematica, cioè la convivenza. Io è da un anno che convivo, che sono andata a vivere da sola e che convivo col mio ragazzo, quindi ho pensato che sia utile fare un video dove parlo della mia esperienza, degli errori che ho fatto io, perché ebbene sì, come ha voluto la mia inesperienza, io abbia commesso degli errori, ed è un video che mi sarebbe stato utile vedere quando magari ero io in procinto di andare a convivere o di acquistare casa. Allora, partiamo dall'inizio. Nella coppia, arrivati ad un momento stabile della coppia, tra me e Aldo, noi abbiamo deciso di andare a convivere. Inizialmente ero io quella che premeva più sul fatto della convivenza, ero più io, la maggiore mia, la voglia di andare a convivere. Ed è qui che poi mi ricollegherò a un altro episodio. Comunque, ragazze, vi ho lasciato qualche giorno fa su Instagram una box con delle domande, quindi io adesso non mi sono preparata una scaletta, quindi parlerò a ruota libera anche sulla base delle domande che mi avete fatto su Instagram. Non mi seguite su Instagram? Rimediate subito, vi lascio qui il banner, mi trovate su tutti i social come Leonora Lo Ionice. E anzi, ragazze, io ho lasciato già su Instagram la box con le domande, però se avete alcune domande da porvere o delle curiosità, fatemelo sapere sotto con un commentino che io magari vi andrò a rispondere in un vlog o in un altro video dedicato. Allora, partiamo dall'inizio, come stavo dicendo. Ero io che premevo maggiormente per andare a convivere col mio ragazzo, fin quando lui ha deciso di, arrivato ad un momento stabile della nostra coppia, di andare a convivere. Quindi abbiamo iniziato a cercare casa. Devo essere sincera, noi non abbiamo fatto grandi giri per cercare casa, noi eravamo sicuri dall'inizio, noi, di voler acquistare una casa e di non fare come solitamente fare quando si fanno delle case transitorie. Noi abbiamo preferito prendere da subito la casa definitiva. Quindi siamo andati alla ricerca di una casa che avesse i nostri requisiti. Dobbiamo dire, non abbiamo fatto grandi giri per le varie agenzie immobiliari, non abbiamo visionato tante case, forse ne abbiamo vista solo un'altra, perché io avevo visto l'annuncio su internet di questa casa e per me è stato amore a prima vista, e il mio ragazzo era un po' scettico, titubante, ma per me questa era la nostra casa perfetta. E quindi mi ha voluto tenere contenta e siamo venuti a visionarla. E alla fine si è innamorato anche lui di questa casa e abbiamo deciso di acquistarla. Quindi noi siamo partiti già con l'idea di prendere la casa appunto definitiva, quindi una casa grande anche, e però ragazzi, se avete la possibilità anche di andare in affitto, questo parlo per la mia esperienza, se avete la possibilità anche di andare in affitto o di prendere una casa transitoria, per me è anche una soluzione giusta, perché appunto noi ho commesso io degli errori. Partiamo dall'acquisto dei mobili. Innanzitutto abbiamo scelto una casa che non dovesse eseguire dei grandi lavori di ristrutturazione, quindi
Quello che vedete dentro casa mia era già frutto precedente dei vecchi proprietari. Noi non abbiamo eseguito alcun tipo di lavoro di ristrutturazione. E quindi io per tante cose, devo essere sincera, mi sono dovuta accontentare. Nel senso, come vedete qui, la porta ad esempio, che non è del colore proprio che io avrei preferito, però tante cose, grazie a Dio, che sono facilmente risolvibili, quindi se non a cambiare le porte o verniciarle, ma nel complesso era una casa che a me piaceva. Però io venivo da casa dei miei genitori, ovviamente, dove io ero nella mia più totale inesperienza. Avevo già delle idee ben chiare su cosa volessi, ma come ho detto, ho commesso anch'io i miei errori. Allora, per quanto arriviamo alla scelta dei mobili, una volta entrati in casa, noi abbiamo dovuto acquistare tutti quanti i mobili. Presi dalla fretta, abbiamo acquistato dei mobili che presi in una grande catena che è presente qui nella mia regione. E quindi abbiamo avuto parecchi problemi, devo dire. Devo essere sincera, sia per quanto riguarda la progettazione, perché nonostante l'addetto alle vendite che ci ha servito, è stata una persona molto competente, non ha saputo rispecchiare al massimo quello che io desideravo, per quanto riguarda ad esempio la progettazione della cucina. Devo essere sincera, anche per quanto riguarda il montaggio dei mobili, ho avuto anche lì una brutta esperienza perché proprio per la mia inesperienza, io non ho controllato minuziosamente i montatori quando sono venuti a montarmi i mobili e ci sono dei mobili che hanno qualche difetto che ovviamente poi non mi è stato cambiato. Perciò il primo consiglio che vi do, dato la mia esperienza, è non abbiate fretta nella scelta dei mobili e non abbiate fretta, ad esempio, in una cosa per me molto importante, nella progettazione della cucina, che per me è una parte focale e fondamentale della casa, cercate di tirare quanti più punti vendita possibili e cercate di visionare quanti più progetti possibili. Errore che noi abbiamo fatto, nel senso che abbiamo accontentata di un progetto che non rispecchiava al 100% il mio desiderio. Cosa molto fondamentale che mi viene da dire anche riguardo i mobili, fate attenzione al colore dei mobili, perché io non avevo preso in conto dell'esposizione solare che c'era in questa casa, quindi nelle parti più esposte a sud o più a nord. Quindi ho scelto dei colori che, per carità, a me piacciono molto, però risultano leggermente più scuri di quelli che avevo visto in negozio. Vi racconto un piccolo aneddoto: quando sono venuti i montatori, io continuavo a dire che il colore della cucina non era quello che io avevo scelto. Proprio perché tra le luci dei negozi e le luci che sono presenti in casa, la luce, l'effetto dei colori cambia. Quindi prestate attenzione anche a questo. Però poi fortunatamente è andato tutto bene. Se potessi tornare indietro, avrei controllato meglio e minuziosamente i montatori dei mobili, perché ci sono, ripeto, dei difetti che io all'inizio non ho visto. Quindi, e soprattutto per quanto riguarda il progetto della cucina, quindi prestate bene attenzione a questo. Quindi, per concludere la questione, l'argomento mobili di casa, se voi avete la possibilità o sapete che state andando in una casa transitoria, che magari state andando in affitto o state andando a vivere in una casa che per voi sapete che è una casa transitoria, cercate soprattutto di prendere, secondo il mio modesto parere, mobili
delle grandi catene, tipo ad esempio, ma io li trovo ottimi, mobili di IKEA, ad esempio, come qualche mobile IKEA io ho, e ho dei mobili che sapete che poi potete sfruttare anche nella casa in cui poi andrete in un futuro. E se andate in una casa arredata, se avete la fortuna di andare in una casa arredata, già arredata, cercate di sfruttare, secondo me, quel mobilio o quella casa in cui andate per valutare bene sia qual è il vostro stile e il vostro gusto in fatto di arredamento, sia, e magari ve lo annotate su un'agenda o su qualche block notice, vivendo ovviamente la casa e vivendo il mobilio, di annotare magari quali sono i punti di forza che magari voi volete replicare nel vostro prossimo arredamento o quali sono i punti deboli. Vi faccio un esempio. Ho fatto su me stessa, io ho fatto l'errore di non pensare, ad esempio, ad una cosa per me che poi mi sono accorta vivendo la casa fondamentale, di avere il sottolavello organizzato con dei bidoni per la raccolta differenziata ed uno scomparto dove poter riporre tutti i detersivi, ad esempio, utili per la pulizia della cucina, le spugnette e quant'altro. Io non ce l'ho e di questo me ne pento, ad esempio. Quindi cercate di sfruttare e di annotarvi i punti di forza, sia i punti di pregio che magari i punti sfavorevoli, così magari potrete andare con le idee più chiare. E cosa che noi per la fretta e per l'inesperienza non abbiamo fatto. E passiamo al punto 2. La pulizia. Allora, noi come prima disinfezione della casa, quando siamo entrati in casa, prima di venire ad abitare, io ho utilizzato il vapore, ho fatto sia le tapparelle, ho pulito le tapparelle, che ho igienizzato tutti i sanitari prima di venire ad abitare. Ho igienizzato tutto quello che potevo col vapore. Io vi posso consigliare, io ho utilizzato la vaporetta di mia suocera. Poi ho deciso subito di andare ad acquistare una mia vaporetta e ho scelto la scopa a vapore della Silvercrest che ho acquistato da Lidl, ma vi farò un video su questo, vi farò un video a parte dove vi andrò a fare la recensione tutti i miei usi della scopa a vapore. Quindi io ho igienizzato tutti i sanitari, la doccia, il bagno, le tapparelle, ovunque io potessi, il pavimento. Io ovunque potessi utilizzare il vapore l'ho utilizzato. In più, io ho fatto un errore, e da qui se ne viene un altro errore. Io ho usato un detergente per pulire il pavimento, per la disinfezione del pavimento, troppo troppo aggressivo per questo pavimento. Quindi, quello che io vi posso, il consiglio che io vi posso dare è informatevi su che tipo di pavimento voi avete e quali tipi di prodotti voi potete utilizzare, così non fate il mio errore di aver utilizzato un prodotto troppo aggressivo per questo pavimento che le è andato leggermente a segnare, però è una cosa minima che non si vede tanto, quindi nella sfortuna ho avuto la fortuna di non aver arrecato un danno grave. Poi, mentre per la pulizia dei mobili, quando mi sono arrivati e per tutto il resto, porte, le maniglie noi le abbiamo cambiate, però all'epoca noi abbiamo pulito le maniglie precedenti che c'erano, ad esempio per tutto il resto noi abbiamo utilizzato il Bioform. Io sono andata da Risparmio Casa, l'ho acquistato ed ho acquistato la confezione. Se riesco a trovare una foto ve la lascio perché adesso non ce l'ho qui perché l'ho terminato. Quindi sono andata da Risparmio Casa ed ho acquistato la latta da 5 litri di Bioform. L'ho diluito come le istruzioni nell'acqua e con quella io ho disinfettato tutta la mobilia.
Mentre per quanto riguarda le parti lucide, io ho utilizzato semplice alcol. Per il divano, anche sul divano, io ho passato la scopa a vapore e poi sono andata a spruzzarci un igienizzante, per superfici senza risciacquo, tipo il Citrosil Spray. Quindi questi sono stati la maggior parte dei prodotti. E poi, vabbè, ho utilizzato per le sanitarie, per lavarli ulteriormente, anche la candeggina, l'Ace Spray Mousse. E quindi questi sono stati i prodotti per la maggiore che io ho utilizzato come prima volta di pulizia in casa. Poi parliamo del necessario che vi serve per quando entrate in casa. Allora, qui nella mia. Nella mia regione, io sono pugliese, noi facciamo il corredo. Io non ero in possesso del corredo perché io non ho mai voluto avere un corredo di cose conservate. Perciò un annetto prima di venire, che io sapevo già che da qui a un anno sarei venuta a convivere, sono andata a munirmi delle cose che mi servivano. Ed io non ho acquistato tanto, devo essere sincera. Acquistato solamente, per quanto riguarda i tessili, ho acquistato 2 paia di lenzuola invernali. Poi, per quanto riguarda le lenzuola di cotone estive, ho acquistato 5 paia di lenzuola di cotone. Ho acquistato 2 piumoni invernali. Mia nonna mi ha regalato una coperta di lana. Poi ho preso una trapunta primaverile. Tovaglie ho preso anche qui un errore sulle tovaglie. Io avevo preso, non sapevo ancora che tavolo avrei scelto, e avevo preso delle tovaglie che poi sono risultate troppo piccole per il mio tavolo. Quindi, per quanto riguarda le tovaglie, il consiglio che posso darvi io è: vedete prima che tavolo andrete ad acquistare e le misure del tavolo, e in base a quello andrete ad acquistare le tovaglie, così appunto non vi trovate come me ad avere le tovaglie troppo corte. Poi sono andata a rimediare ed ho acquistato delle tovaglie della metratura esatta. E di tovaglie della metratura esatta ne ho 4-5. Ho 2 tovaglie di Natale, non ho preso tanto. Per quanto riguarda le stoviglie, e questo riguarda le base per i tessili, poi ho preso tanti asciugamani. Di asciugamani ne ho tantissimi perché secondo me sono la cosa da avere di più. Ho 6 paia di accappatoi. 2 da tenere più conservati e ne ho 4 in uso a togliere e mettere. Poi ho un solo telo bagno, no, ho 2 teli bagno di completi, di quelli che io chiamo di veduta, da tenere nel bagno buono, e ho 10-12 paia di asciugamani, di quelli da tenere in uso giornalieri. Secondo me quello, insieme agli strofinacci per la cucina, sono le cose da avere in maggior quantità, perché sono per me le cose che si sporcano più facilmente e quindi sono da cambiare più frequentemente, e ovviamente anche l'usura è maggiore. Quindi poi ovviamente tutto quello che riguarda la persona, cioè l'intimo piuttosto che i pigiami o il vestiario che vi portate da casa vostra. Poi, e questo è tutto quello che io ho preso come tessile di casa, per la maggiore. Poi, come stoviglie per la casa, io non ho moltissimi, moltissimo, ho un servizio di piatti giornaliero ed un servizio di piatti per le occasioni, un servizio di posate giornaliero ed un servizio di posate per le occasioni,
il bicchiere che ho portato, cioè che abbiamo preso per l'inizio, sono stati un servizio giornaliero ed un servizio per le occasioni, poi varie ciotole. Di ciotole ne ho parecchie e sono quelle che ne ho un po' di più, soprattutto le ciotole di plastica sono quelle che ne ho di più. Ho un set per dei contenitori tipo ermetici per l'asporto dei cibi. Poi io quello che ho scelto io e magari vi andrò a fare un fondamentale, però anche di questo, se avete bisogno di tutte le informazioni su questo scrivetemelo giù nei commenti, anche di questo io vi andrò a fare un video dedicato di tutto quello che per me sono i fondamentali della cucina. Fatemelo sapere sotto con un commento se vi va. Cioè, in linea generale, tutto l'occorrente che io ho portato per l'inizio, non vi nego, ragazze, che a distanza di un anno che io sono andata a convivere, ancora tante cose dobbiamo acquistare, io non ho assolutissimamente tutto, ma sono dell'idea di non portare tutto dall'inizio, perché voi non sapete ancora che cosa realmente vi occorre o che cosa non vi occorre. Quindi io sono dell'idea che non bisogna tenere le cose conservate nei pensieri, di non usarle praticamente mai. Perciò io sono più per avere anche, ad esempio, solamente due servizi di piatti, uno più giornaliero ed uno per le occasioni e basta. Poi magari scegliendo dei piatti che siano più versatili. Poi ovviamente nessuno toglie il fatto che voi mi potete togliere, come ho fatto io, lo sfizio di comprare, ma l'ho fatto poi in seguito, a distanza di un anno, di acquistare dei bicchieri, ad esempio, come non so se avete visto il mio shopping di Natale, ho dei bicchieri dedicati a tema natalizio, dei bicchieri dedicati solamente a Natale, che metto solamente in quell'occasione. Poi nessuno vi toglie di mettere, anzi, io, se siete come me, amanti dell'home decor, delle mise en place, sono sfizi che vi potete tranquillamente togliere, anzi, trovo che facciano bene all'anima. Poi, piano piano, siamo andati ad acquistare anche gli ulteriori elettrodomestici come la TV nel salone, la TV in cucina. Come ho detto, siamo andati ad acquistare in un secondo momento la scopa a vapore o l'aspirapolvere, che per me è fondamentale, oramai è fondamentale, ed io ho scelto un modello a batteria. E anche qui c'era l'indecisione. Vorrei aprire una piccola parentesi sulla gestione economica della casa, perché io credo che ognuno dentro casa propria faccia come ovviamente meglio crede, ognuno sa le proprie finanze, i propri introiti, e quindi ognuno si gestisce come meglio crede la gestione della casa, tanto nel merito della gestione delle spese. Se poi vi fa piacere, io vi realizzo un video anche su questo, però trovo che sulla gestione delle spese, sulla gestione economica, ogni persona sappia le proprie possibilità e quindi si regoli di conseguenza a questo. Quindi, adesso ragazze, vorrei andare ad affrontare con voi la questione diciamo così, della sfera emotiva dell'andare a convivere o a vivere da solo. Allora, per me, come vi ho detto all'inizio video, io ero quella che maggiormente voleva la convivenza nella coppia. Non che il mio ragazzo non la volesse, ma io ero quella che aveva più il pricio, come si dice da me, ero più entusiasta nel voler andare a convivere, di fare la mia vita da sola fuori dalle mura di casa dei miei genitori. Però io, una volta arrivata all'atto pratico della situazione o alle porte della convivenza, allora quello che ho fatto io è, per non sentire tanto distacco, ma poi vi racconterò, io venivo a starmi in casa anche da sola, magari il pomeriggio, non avevo il pomeriggio libero, piuttosto che stare a casa di mia madre o andare a fare altro, venivo a stare in questa casa
per ambientarmi al distacco o nel vivere la mia quotidianità in una casa diversa che non fosse la mia di appartenenza d'origine. E quindi così ho fatto per vari mesi, anche perché io avevo Daphne e lei per far abituare Daphne agli odori, ad un ambiente diverso dalla casa in cui magari Daphne è sempre abitato. Ed io credevo così che non avrei sentito il distacco dalla mia casa d'origine. Cosa che poi, quando siamo venuti ad abitare definitivamente in questa casa, anche se è stata una cosa abbastanza graduale, però il giorno effettivo che siamo venuti ad abitare in questa casa, io ragazze ho avuto un attacco di panico nel vero senso della parola. È una parola forte da dire, sono consapevole. Lo racconto anche senza timore, per dirvi ragazze che se voi avete magari un po' di timore o di una paura nell'andare a vivere da solo, è una cosa normalissima. E soprattutto si supera tranquillamente, perché vi racconto, io non dico che l'avevo presa come un gioco, però sono sempre stata una persona seria su questi argomenti e quindi è una persona basata e quindi sapevo della responsabilità che andavo ad affrontare. Andando a vivere da sola o andando a convivere con il mio ragazzo. Però l'avevo presa un po' sotto gamba, dicendo cosa volete che sia, che ci vuole. Ragazze, non è stato così. Ci vuole impegno, ci vuole pazienza, ci vuole un grande senso di responsabilità. Ed io, i primi giorni che sono stata ad abitare da sola in questa casa, cioè con il mio ragazzo, poi noi per quanto riguarda come coppia, io passo parecchio tempo in casa da sola, quindi cosa che prima non ero abituata a fare, ad esempio, perché il mio ragazzo lavora ovviamente e quindi io diciamo passo le giornate lavorative qui in casa. Con Daphne, quindi no, sola non sono, però ho sentito tanto anche, diciamo, la solitudine e la paura di non riuscire ad affrontare, come posso dire, mi sono sentita sulle spalle il peso di dover affrontare la gestione e la manutenzione di una casa sola, cioè che essere la mia casa, che ho sentito in pratica la questione di non essere più una ragazzina, ma di star diventando una donna adulta. Quindi ho avuto un crollo completo. Ho pianto e non mi vergogno a dirlo, ma penso che magari la mia esperienza può essere utile anche a qualcuno che magari come me, come me ha avuto paura e quindi voglio essere anche di forza su questo. E io ho avuto un crollo, ho pianto e la prima cosa che ho fatto è stata tornare a casa di mia madre. Io sono tornata piangendo, dicendo che non volevo stare qui. Ma non era perché io non volessi, perché come vi ho detto all'inizio video, io volevo tanto la convivenza, era che mi sentivo addosso il peso e pensavo di non essere in grado, di non esserne capace. Poi con il passare dei giorni, col passare del tempo, ovviamente ti abitui a vederti in una casa diversa. Ti abitui e prendi magari sempre più maggiori consapevolezze su come gestire una casa, ma
Anche per quanto riguarda le piccolezze, come ad esempio fare le pulizie, che io non posso, cioè, per quanto riguarda me, ad esempio, le pulizie della casa, per la maggior parte me la vedo io, però Aldo in tante cose nella pulizia della casa mi aiuta molto, perché io credo che nel XXI secolo e nel 2021 la parità dei generi sia alla base, quindi non c'è differenza se una donna pulisce o un uomo pulisce. Ovviamente, essendo che lui lavora per la giornata lavorativa, per la maggior parte sono io ad occuparmi delle pulizie di casa, ma devo ammettere che quando io magari sono impegnata in altro, lui passa l'aspirapolvere o spazza magari il cortile, fa cose che quelle piccole cose ho apparecchi alla tavola, per dire che sono quelle piccolezze che o scarica la lavastoviglie o lava a terra se io sono impegnata a fare altro, quindi su questa cosa non posso dire. E la cosa che posso dire è condividete tanto, però una cosa che noi abbiamo notato, perché rispetto a prima, ad esempio, quindi scusate se parlo così a ruota libera, però mi escono così tutti gli argomenti, quindi spero sia facile seguirmi nel discorso. Noi condividiamo tanto perché in una coppia, ovviamente, rispetto a prima, dove magari ci vedevamo solamente la sera, abbiamo iniziato a passare la quotidianità insieme e penso, quindi per me, io, per come la vivo io, si è chiuso un capitolo della nostra, una pagina, un capitolo, e se ne è aperto un altro dove andiamo insieme a vivere la quotidianità e quindi si prende più consapevolezza della coppia. Per me la coppia si rafforza maggiormente, ovviamente, vivendo la quotidianità insieme, però una cosa che da subito noi abbiamo tenuto è di avere comunque i nostri spazi. Vi faccio l'esempio pratico, ad esempio, lui ha il garage, ad esempio, dove lui fa le cose che lui preferisce, segue le sue passioni, ed io, ad esempio, ho una stanza qui in casa dedicata alle mie passioni, a me stessa, ad esempio, dove ho la postazione trucco, la postazione unghie, dove mi faccio le unghie, mi faccio le mie cosine, e quindi ci ritagliamo anche nonostante sia difficile ritagliarsi nella quotidianità una propria indipendenza, noi ci ritagliamo del tempo quando più ci aggrada per stare a seguire le nostre passioni che coltivavamo anche prima di andare a convivere in totale autonomia. E quindi penso che questo sia anche un piccolo segreto. Per poter far andare bene una convivenza, ritagliarsi i propri spazi e di condividere tutto, come ad esempio le pulizie, la quotidianità, la giornata, la cagnolina, ad esempio Daphne, che prima stava sempre, viveva con me e adesso vive anche con Aldo. Però di ritagliarsi quel piccolo spazio quando più ci aggrada per poter continuare a seguire anche le nostre passioni precedenti alla convivenza in totale autonomia. E quindi, per concludere un discorso, una tematica che io comunque credo importante, il mio consiglio è non abbiate paura di affrontare magari una cosa nuova. E se, perché io poi in pratica, quando poi sono tornata a casa di mia madre, dopo sono subito tornata qui a casa, perché ho capito che la convivenza era realmente quello che volevo, quello che mi rendeva felice, mi rende tuttora felice, quindi era semplicemente una tensione accumulata che mi ha poi fatto leggermente scoppiare. Quindi non abbiate paura di affrontare le situazioni nuove, non abbiate paura di nulla e anche se avete paura, state tranquilli che sono cose che si superano, non sono cose, grazie a Dio, gravi,
Quindi si supera tutto, quindi io credo che avere la paura come l'ho avuta io è normale, è normalissimo. Però cercate di parlarne, come ho fatto io, ne ho parlato col mio compagno, con Aldo, ne ho parlato con la mia famiglia che mi hanno supportato, quindi ne ho parlato con le mie amiche, cercate di parlarne e vedete che poi tutto svanisce. E vi resta solamente la felicità e di aver affrontato un passo come questo. Quindi quello che vi posso dire è non abbiate né paura. Grazie, questo è tutto quello che per adesso mi viene in mente. Se voi avete altre domande da pormi, fatemelo sapere sotto in un commento. Spero che questa mia esperienza vi sia stata un po' utile. Che mi abbiate potuto seguire anche nel discorso, scusate se ripeto, se ho parlato così a vuota libera, anche prendendo spunto dalle domande che voi mi avete fatto su Instagram, che qualcuno di voi mi ha fatto su Instagram, però ho voluto parlare e affrontare un discorso della mia esperienza così a ruota libera. Quindi nulla ragazze, io per adesso vi mando un enorme bacio, fatemi sapere in un commentino qua sotto. Seguitemi su Instagram, mi trovate su tutti i social come Leonora Lo Iodice e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazze!